Questa settimana in Egitto è partita ufficialmente la campagna elettorale, con la prima apparizione televisiva ufficiale dell'ex feldmaresciallo Abdel Fattah al-Sisi. Intervistato da giornalisti del CBC e On TV, al-Sisi si è presentato per la prima volta al pubblico egiziano in abiti civili, presentandosi per la prima volta non come militare ma come futuro candidato alla presidenza. Al-Sisi ha risposto alle domande, lasciando tuttavia intendere di essere poco disposto a negoziare i propri punti di vista e mostrandosi non del tutto tollerante rispetto a alcuni interrogativi posti dai due giornalisti che lo intervistavano, un uomo ed una donna. Al-Sisi non è sembrato l'uomo convincente che aveva gestito il processo di transizione dopo la destituzione di Morsi, piuttosto è sembrato vago in alcune risposte, non riuscendo a fornire quella sicurezza che invece aveva dato nei giorni della deposizione del presidente egiziano, durante la scorsa estate. In particolare, Morsi ha parlato della crisi energetica che l'Egitto dovrà affrontare e che quindi bisognerà risolvere attraverso una negoziazione con l'Etiopia rispetto alla diga del Nilo. Ha parlato di Fratelli Musulmani, dicendo che non ci sarà nessun tipo di dialogo con loro e che non esisteranno più nel paese, pur non specificando in che modo saranno esclusi dalla vita politica e sociale del paese, e ha parlato ancora delle difficoltà economiche. Su quest'ultimo punto, al-Sisi è stato particolarmente evasivo, dicendo che il popolo dovrà avere pazienza e che non dovrà chiedere più di quanto effettivamente non gli sia già dato, semplicemente perché non ci sono le opportunità. I commenti al discorso di Al-Sisi sono stati, lo ripetiamo, decisamente unanimi nel definirlo vago e nel definirlo come un uomo benestante che non riesce a comprendere i bisogni della propria popolazione. In realtà, Wael Eskander, blogger che scrive su Al Monitor, ha definito il suo discorso come quello di un presidente poco tollerante nei confronti di critiche e già abituato a gestire con l'intransigenza del potere. La sicurezza di Al-Sisi non sembra dunque tradursi in un programma politico e sociale di rilievo. Come rispondere alle richieste dei lavoratori che in questi giorni continuano a protestare e continuano a scendere in piazza? Siamo sicuri certamente che Al-Sisi vincerà, così come dimostrano i vari sondaggi, indipendenti o meno, come quello di Basira, che dà Al-Sisi un'altissima percentuale di voti. Ma sarà davvero in grado di tradurre nella pratica quotidiana la sua vittoria? Sarà davvero in grado di presentarsi come una persona che porta un cambiamento, il continuatore della rivoluzione del 25 gennaio 2011? Siamo dunque realmente sicuri che la sua vittoria porterà una stabilizzazione del paese, quel ritorno alla normalità che molti egiziani cercano e per il quale lo voteranno al-Sisi? Siamo sicuri che non saremo più costretti a vedere immagini di scontri e manifestazioni di piazza? Al momento tutto sembra portare verso la direzione opposta, verso una condizione in cui una buona parte dell'Egitto voterà per il presidente al-Sisi, ma un'altra sarà sempre vigile ed attenta a criticare il nuovo presidente e ad opporvisi in maniera più o meno pacifica.